Come trovare la felicità domestica o come trovare la felicità tra i muri domestici. Argomento molto discusso da anni e oggi parliamo anche noi insieme di questo. E voglio approfondire e soprattutto chiarire insieme a voi come possiamo migliorare le nostre faccende domestiche, come possiamo trovare più energia, più volontà, più allegria e come possiamo combattere con, magari con la nostalgia di stare in casa, tutte cose che ci sono da fare. Oggi voglio parlare con voi proprio di questo. Ci sono diverse casalinghe. Ci sono casalinghe che quando entri in casa di loro non li vedi trascurati, capelli unti, vestiti che sanno di mangiare e li guardi e li vedi proprio sfiniti, li vedi che loro non ce la fanno più. Dove li guardi e proprio vedi nel loro viso, nella loro espressione, tipo ecco, salvatemi perché io non ne posso più. E poi ci sono un'altra categoria di casalinghe dove entri in casa di loro, li vedi loro curate, la casa tutta bella organizzata, bambini, la famiglia felice e ti sembra che tutto è un paradiso in quella casa. Ecco, voglio oggi approfondire con voi perché ci sono alcuni casalinghe che li vediamo trascurate, triste, no? E altre felice, perché fanno lo stesso lavoro, sono casalinghe entrambe. E oggi approfondiamo questo argomento, no? Che così magari riusciamo a migliorare le nostre giornate casalinghe. La maggior parte di donne, di casalinghe, che si sentono tipo trascurate, si vedono la tristezza nei loro occhi, la stanchezza, io penso che è dovuto al fatto che queste donne non si sentono apprezzate e appagate, ma non si sentono apprezzate e appagate soprattutto non dalla società, ma proprio dalla propria famiglia. Questo può essere marito, figli, dipende con chi vivi in casa e con chi si condivide. So che ci sono tante donne che stanno tutto il giorno lì a pulire, a grattare le pentole, la cucina che ti brilla tutto, che sia tutto pulito e magari non hai avuto neanche il tempo di pranzare perché vuoi fare tutto, perché sai che arrivano i bambini dalla scuola, perché arriva il marito dal lavoro e voi siete indietro con i lavori. Allora, e cosa succede? Che quando il marito viene a casa dal lavoro, voi magari aspettate, no, non lo so, che vi faccia i complimenti di che casa splendida o che magari tu oggi hai lavorato tutto il giorno e vuoi in qualche modo sentire dalla tua famiglia un apprezzamento, un complimento. È sbagliato che tu fai dei lavori perché vuoi in cambio tipo i complimenti mentre tu stai tutto il giorno a pulire. No, il tuo marito quando entra in casa la sera, lui non saprà mai che tu sei stata oggi ore e ore a grattare quelle pentole o in cucina a farla a fondo, ti sei andata sopra a lavare le tende, spolverare la casa, perché queste sono le cose che non si vedono. E anche tanto vero, per quanto noi possiamo tenere pulita la casa, per quanto tu ti puoi dedicare con tutto il cuore a fare, nessuno ci dirà mai che mamma che casa pulita oggi. Ecco, è più probabile che quando tu un giorno non fai qualcosa e noi magari rimani un po' di disordine, un po' di disastro, allora sì che lì ti sarà detto mamma che casino, mamma che disastro in casa, perché le cose si vedono quando non li fai, non quando li fai. Ecco, non so se mi sono spiegata bene. Quello che facciamo lo dobbiamo fare per noi, per la nostra famiglia, e non aspettare mai qualcosa in cambio, non aspettare i complimenti, perché questi complimenti, questi apprezzamenti non arriveranno mai. Però è anche tanto vero che anche noi stesse donne, non è che il nostro marito arriva la sera a casa e noi facciamo dei complimenti, no? Perché ognuno ha il suo dovere, ognuno ha il suo ruolo. Quando si decide di fare la vita di casalinga, no? Può essere per vari motivi, o che avete deciso così con il vostro marito, o che magari al momento non avete lavoro, o che siete in maternità, ecco, per cui ecco, bisogna comunque trovare di capire. Ad esempio, se voi fate la casalinga per scelta, ok? Dovete capire che voi questa cosa lo dovete fare per tutta la vita, per cui dovete trovare come migliorare, come aiutarvi soprattutto a
a gestire questo lavoro senza che per voi sia stressante, senza che vi trovate tipo in una situazione dove non vi date neanche più valore a voi, dove magari arrivate a un punto dove potete pensare che tranne a pulire la cucina e a stirare non sono buona di fare niente. Quando voi decidete di fare la casalinga, di dedicarvi alla vostra famiglia, io direi che questo è anche un investimento sociale, che non so se lo posso definire così. Sì, perché quando tu ti dedichi alla famiglia, già di conseguenza anche i tuoi figli crescono in una maniera diversa, perché loro vengono seguiti tutto il giorno. Ecco, pensate che fate un bene anche alla società, non soltanto alla vostra famiglia. Un altro sbaglio che non bisogna farlo, noto diverse volte, vedo che quando entri in una casa, che magari c'è una casalinga, allora appena ti apri la porta tu vedi che è vestita anche i vestiti che magari sono molto vecchi, no? Che insomma usa quello che ha peggio, ecco, per la casa, peggio dei vestiti intendo. Lì è sbagliato. Adesso non vi dico di andare in boutique a prendervi i vestiti per stare carini in casa, no, però provate comunque a prendere una tuta carina o una camicia, un paio di pantaloni comodi, che comunque li usate per la casa, puliti, nuovi, che non siano tipo larghe, che non siano, che così vi sentite anche voi più femminile, vi sentite anche voi più curate, anche se state in casa. E questo fidatevi che aiuta molto anche proprio a tutta la vostra famiglia, perché comunque è piacevole per un figlio o una figlia di vedere la sua mamma carina, e anche per un marito quando torna dal lavoro trovare la sua donna che comunque è più presentabile. Eh sì, perché noi donne siamo questo, oltre a fare la mamma, fare la spesa, corsi di qua e di là, bisogna anche gestire, no, tutto lo stress della famiglia, perché magari c'è un figlio adolescente che ha i suoi problemi, i bambini piccoli hanno altri tipi di problemi, magari viene il marito da lavoro che scarica tutta la tensione a casa, e noi donne, ecco, bisogna prendere la situazione in mano e di capire come gestire un po' tutti questi cose, anche perché è molto più probabile che noi dobbiamo gestire e capire tutti, ma è quasi impossibile che tutti possano capire te, non perché tu stai in casa, non è che fai chissà che cosa, giusto? E che stress tu puoi avere o che fatica tu puoi avere, no? Tanto stai in casa e ti fai la bella vita, per cui sappiamo che vengono considerati così, vengono pensati così queste cose, per cui dovete essere voi stesse a non dare importanza, ecco, a una mentalità così. Voi sapete quanto fatica fate, che il lavoro non finisce mai, però ripeto, fatelo per voi, fatelo per la vostra famiglia e non aspettate mai in cambio, perché qualcosa tipo complimenti, perché quei complimenti non arrivano e rischiate che vi demoralizzate e non riuscite ad avere, ecco, quell'apprezzamento verso di voi, perché direte che allora se nessuno mi dice niente, allora forse non faccio bene le mie cose, o che senso ha di farle che tanto non vengono viste, più o meno così iniziate a pensare. Mi sono messa qua più comoda. Per cui sì, partiamo con il prossimo punto, la comodità e l'organizzazione. È molto importante di essere organizzate. Se noi ci organizziamo bene, questo ci aiuterà molto di migliorare le nostre faccende domestiche. Ad esempio, anche l'organizzazione dei pasti. Fatevi un menu a settimana o ogni 3 giorni, quello come vi viene più facile. Il menu aiuta molto. In questo modo voi riuscite già in tempo a sapere quello che bisogna cucinare, e quando andrete a fare la spesa sicuramente non comprerete le cose inutili che magari dopo non riuscite a cucinarle o vi dimenticate e vengono buttate. Sì, perché la vita di casalinga è anche questo, riuscire a gestire anche il budget familiare, riuscire a fare il meno spreco possibile. Bisogna organizzarci in tutto, a scrivere tipo i vestiti che mancano per i bambini o scarpe o un pigiamino, ecco, bisogna scrivere tutto, non fare mai le spese impulsive, andiamo soltanto a comprare quello che serve. Facendo le spese inutili, peggiorerà la vostra situazione. Già in automatico voi vi darete la colpa che non riuscite a gestire bene anche la finanza della vostra casa, ecco, chiamiamolo così. È molto importante anche di crearvi un vostro routine. Ad esempio, la mattina prendo la
l'immondizia, tutto butto fuori. Passo veloce il bagno, accendo il robot o aspiro la casa. Tipo la sera io devo fare questo, perché so che se faccio la sera questo, io il secondo giorno sarò più libera, avrò più tempo per me. Una volta che voi avete creato il vostro routine, di conseguenza già le vostre giornate saranno meno impegnative e questo vi aiuterà di dedicare tempo anche a voi. È molto importante per avere l'energia, è molto importante fare l'attività sportiva. Ecco, se avete la possibilità di andare in palestra almeno 2 volte alla settimana, questa vi aiuterà molto, perché dopo che avete finito la vostra attività fisica, vi dico che vi sentirete leggere, vi siete un po' rilassati, no? Magari con le ragazze dai corsi, fate qualche non qualche scherzo tra di voi, qualche questo aiuta molto, ecco, di affrontare la vita casalinga. Se non avete la possibilità di farvi un abbonamento in palestra, andate a fare una passeggiata o una corsa. Una corsa, io vi dico che quando vai a correre, a passeggiare, no? Ecco, magari sentire così il vento, un canto di un uccello, ecco, questo aiuta molto a riflettere, a rilassarvi, no? A staccare un po' la spina dalla casa, ecco, non so, tipo di sognare, vi aiuta molto a respirare meglio, meglio, ecco, vi carica di più di energia per riuscire a continuare la vostra giornata. Ecco, e quando voi troverete, ecco, la vostra autostima, già di conseguenza voi riuscirete a dare in più, a dare di più alla vostra casa, alla vostra famiglia, al vostro marito, ai vostri figli, anche perché io penso che tutti i figli, tutti i mariti vogliono non una mamma perfetta, ma una mamma felice. Ma se voi vi sentirete tipo trascurati, che non avete tempo di prendervi il cura, non avete creato, ecco, questo routine, di conseguenza il vostro, voi sarete probabilmente molto nervosi, stressanti, per cui anche la vostra casa e la vostra famiglia, no? Vedere una mamma o una moglie in casa sempre stressata, sempre nervosa, ecco, voi non vuoi, anche la famiglia è così, no? Diventerà stressata, nervosa e non troverete e non ci sarà quella pace e quella felicità. Basta fare una maschera a casa, ma anche se non avete soldi per comprare le maschere, vi dico che ci sono anche con ingredienti naturali. Basta sbattere un albume, lo mettete sul viso, una banana schiacciata, il yogurt, insomma, dipende dalla vostra pelle. E questa vi garantisco che facendo qualche cura per voi, no, qualche trattamento, qualche maschera o sui capelli, di conseguenza voi vi sentirete già molto più curati, no? Perché tutto parte da qua, dal cervello. Ad esempio, se tu oggi ti fai una maschera, tu già il cervello ti trasmette: guarda, dopo questa maschera sicuramente sarai più bella, o sicuramente avrai più colorito del viso, no? Ecco, per farvi questi esempi così. E aiuta tantissimo per trovare quell'autostima, aiuta tantissimo per amarti di più. In tanti casi succede che quando fai tanti anni di una vita casalinga, quando già i figli sono cresciuti, arrivano a un punto tante persone dove loro si sentono non realizzati, non felici. Ecco, quando avete questi momenti di sentirvi così, allora vuol dire che è il momento di avere qualche hobby. Provate a capire, magari vi piace dipingere, o magari vi piace, non so, scrivere le poesie o leggere, o ecco, dovete trovare sempre un hobby. Il vostro hobby vi risveglierà in una vita molto più contenta, in una vita molto più felice. Felicità domestica viene molto, parte molto anche dall'organizzazione della casa. Se voi avete una casa disordinata, questa sicuramente vi farà vivere male, perché quando voi volete trovare, cercare qualcosa, o anche i vostri figli, il vostro marito, aprono i cassetti, aprono gli armadi, vedono tutto il disastro una sopra l'altra, non, ecco, in famiglia si accende quel stress là, no? Quando voi vi organizzate bene, ogni cosa è al suo posto, no? Voi immaginate che state nella vostra casa, magari sul divano, a guardarvi un film, e vedete intorno a voi tutto perfetto, tutto pulito, ogni cosa al suo posto. Sicuramente non puoi in un giorno pretendere di pulire tutto
tutta la casa, di sistemare tutta la casa, questo si fa un po' alla volta. Non è mai tardi cambiare, importante è di avere dei obiettivi, dove dici, ah, io fino ad oggi ho vissuto così, ma da oggi voglio cambiare. Ed ecco, provate ogni giorno a fare qualcosetta per la vostra casa. Ad esempio, oggi io mi sistemo un cassetto, domani io magari do più importanza alla cantina o al giardino o al balcone. Per cui ecco, ogni giorno facendo qualcosa per la vostra casa, io vi garantisco che in 20-30 giorni massimo voi già riuscite a portarla a un buon punto. Ma questo vale anche per le persone che lavorano. Ad esempio, se voi vi organizzate, che tenete sempre la casa pulita, è un piacere anche quando voi finite la vostra giornata stancante di lavoro, entrare in casa e trovare tutto organizzato, tutto pulito, che così mentre vi rilassate sul divano, no, intorno a voi ecco, vedete la pace, gli spazi liberi, senza polvere, senza caos in casa, e questo vi aiuta ancora di più di rilassarvi dopo una giornata stressante. Un'altra cosa che è molto importante è provate a buttare dalla vostra casa tutti gli oggetti che non vi servono. Questo possono esserci in cucina o giocattoli dei bambini che non giocano più da anni, o anche vestiti nel vostro armadio. Ecco, buttate tutto e liberate spazio e lasciate spazio libero. Il spazio libero, meno caos, meno disastri in casa, questo aiuta molto alla nostra mente di essere rilassata e essere concentrata sulle cose utili. Perché quando noi vediamo tanti oggetti buttati una sopra l'altra, le cose che non servono per tenerlo lì per un domani che si sa mai, ecco, tutto questo caos, tutti questi oggetti che non servono vi creano a voi stress. E poi tu apri ad esempio un armadio e vedi di tante cose e il tuo cervello inizia sempre a pensare, ecco, qua devo fare, ma quando è che li farò? Oh mamma mia, quanto ho da fare! E per cui, nonostante voi non guardate più quell'armadio, no, dove tutto, c'è tutto questo disastro, guardate altre cose, il vostro cervello è sempre lì, no? Con il pensiero che lì bisogna sistemare. Per cui ecco, la prima cosa è molto importante, buttate via tutto dalla vostra casa, quello che vi serve. In questo modo vi sarà anche molto più facile a tenere in ordine, a trovare le cose che voi cercate, perché rimaneranno in casa soltanto le cose utili. Dovete capire anche che tipo di ordine vi serve a voi. Magari avete trovato la vostra pace dentro di voi e le pulizie di casa, questo vi aiuta. Ecco, mentre voi pulite, mentre voi organizzate tutto, questo è come fare ordine nella tua vita, no? Nel tuo animo, nel tuo cuore, questo aiuta molto. È vero che la vostra famiglia non sanno quello che voi fate in casa, no? I vostri sacrifici, ma anche tanto vero che neanche voi sappiate quello che succede fuori. Per cui è importante è comunque di rispettarsi uno con l'altro. Il punto molto più importante di tutto ciò sta nel rapporto di marito e moglie. Però bisogna fare anche in modo dove il vostro uomo non si ferma mai di corteggiarvi. Ecco, anche se siete di 10-20 anni insieme, dovete capire voi come creare quel rapporto di coppia che lui vi deve sempre corteggiare. Perché io penso che quando il tuo uomo sempre ti corteggia, nel senso che tu gli devi fare capire questo, sì, io ci sono qua, la donna bisogna anche avere controllo su questo, di non dare troppa sicurezza al marito, che tipo basta, io sono qua e tu anche puoi non farmi i complimenti, mi puoi anche di non regalare più un fiore perché già l'hai fatto quando mi corteggiavi, no, questo è sbagliato. Bisogna sempre comportarsi con tuo uomo che lui, ecco, sempre viene questa voglia di corteggiarti, di sorprenderti, di portarti magari ogni tanto a mangiare fuori anche una pizza, o questo è molto importante. Non lasciate mai
che la vostra figura in casa risulti soltanto come la casalinga e la mamma che vede crescere i bambini e la donna che sta aspettando il marito da lavoro con il mangiare. No, dovete sempre essere molto dolce, molto piacevole, corate. Ad esempio, dopo che avete finito da mangiare, di fare da mangiare, e vi sedete sul divano magari la sera per guardare un film con il vostro uomo, ecco, magari andate a cambiarvi i vestiti che avete cucinato, perché probabilmente quei vestiti là hanno assorbito l'odore di mangiare, no? E per cui, ecco, cambiatevi, tanto ci serve 2 secondi per cambiarci, cambiate, state vicino a lui a guardare quel film insieme la sera, no? Chi sa di voi, ecco, che ha il vostro profumo di donna, ma non di cuoca che ha appena cucinato. E questo aiuterà molto, perché di conseguenza il vostro marito sarà molto contenta di voi, no? Di persona che siete molto fine, molto curata, e di conseguenza lui avrà un altro rapporto con te, ok? Quando lui dimostrerà più interesse per te, più amore, più fascino, di conseguenza tu ti accorgerai, no, che sei più amata, più cercata, più coccolata, più viziata, no? E questo aiuterà anche nelle vostre faccende domestiche. Sì, può sembrare strano che cosa c'entra un discorso con altro, ma è tutto legato, perché quando la donna si sente cercata dal suo uomo, apprezzata, coccolata, viziata, lei di conseguenza vuole dare di più. Però che l'uomo riesce a coccolarti e viziarti, devi essere tu a stuzzicarlo, devi essere tu a farlo portare a quello dove vuoi. Un altro punto molto importante è quello di avere i tuoi soldi, quello di guadagnare. È veramente molto importante, perché quando la donna produce, lei si sente più forte, lei si sente più sicura, lei, insomma, è un punto molto importante. Per cui, ecco, provate se magari riuscite a fare almeno un part time la mattina. Vedo tante ragazze che fanno tipo le unghie, o poi c'è l'online. Veramente, guardate ragazzi, io vi dico che oggi il social veramente ci dà tanta possibilità economica. Voi riuscite a gestire casa e bambini e anche a guadagnare, perché io penso che quando la donna guadagna anche, viene comunque vista con occhi diversi dal suo uomo. Non dico meglio, ma diverso. Quando tu sai che comunque, ecco, puoi avere un soldo da parte, quando tu sai che anche tu puoi partecipare con le bollette, con tutte le cose da pagare, ti fa stare bene. O semplicemente quel vizio che tu te lo vuoi fare, comprare, non so, magari una borsa o una candela profumata o una, non so, ecco, magari quando tu sai che non entri in budget della famiglia, ma te lo puoi produrre te da sola, no? Questo aiuta molto per la tua autostima. Vedo che siete in tantissime a chiedermi tipo di raccontare come ho fatto aprire il canale, l'attrezzatura, i sponsor che ci sono, i pagamenti che si fanno. Mi chiedete in tanti, vedo che ci sono tanti mami giovani che si vogliono lanciare, no, su questo mercato. Allora, se io vi posso aiutare con qualcosa, vi aiuto sicuramente. Ecco, se vi può interessare un argomento così da me, no, come ho fatto a aprire il canale, tutte le difficoltà, tutte le gioie, ecco, scrivetemi nei commenti, fatemi la domanda di cosa vi può interessare di più. Magari, non so, tipo come ha reagito la famiglia, o attrezzature, soldi da investire. Insomma, fatemi la domanda, che se io vedo che siete in tanti a chiedermelo, allora farò un video. Fino ad oggi non l'ho fatto, perché comunque sarebbe un video che un po' no, il mio canale non parla di questo, no? Però se non lo faccio, ecco, mi sembra che tipo non vuole aiutare le mamme giovani, o voi, quelle che volete aprire un canale, o che magari l'avete già aperto e volete crescere di più. Ecco, se vi può interessare da parte mia quella che ho da dire per quanto riguarda il lavoro su social, scrivetemelo nei commenti. Va bene, donne meravigliose, casalinghe, lavoratrici, tanto siamo tutti, ho sempre detto, bisogna sostenerci una con l'altra. Io vi dico questo, il mio video finisce qua, spero molto che in qualche modo, non so, questo video avete trovato un po' di conforto, o un po' qualche spinta in più. Ognuno lo principierà in modo suo, questo è poco ma sicuro. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo presto. Un bacione a tutti. Ciao ciao!